Ha piccoli precedenti per guida in stato di ebbrezza, come ha confermato la procura, l'uomo di 46 anni che sabato scorso al volante della sua auto ha travolto e ucciso Lorenzo Destro, il cuoco di 27 anni che in sella alla sua moto stava percorrendo via Montalese a Montemurlo. L'impatto violentissimo è avvenuto all'incrocio con via Leopardi a causa, la dinamica pare chiara, del mancato rispetto dello stop da parte dell'automobilista che, sottoposto agli accertamenti, è stato trovato con un tasso di alcol nel sangue leggermente superiore al massimo consentito. Il 46enne è stato indagato per omicidio stradale dal sostituto Valentina Cosci, che nel primo pomeriggio di oggi ha affidato all'anatomopatologo Brunero Begliomini l'incarico di effettuare l'autopsia. I rilievi della Polizia Municipale avrebbero restituito un quadro dell'incidente già definito, sul quale il magistrato farà eventualmente qualche altro accertamento in attesa dell'esito dell'autopsia e dei riscontri sulla moto e sulla macchina che sono stati sequestrati. Per l'indagato è stata disposta la revoca della patente. Il giovane, che viveva assieme ai genitori e alla sorella a Montemurlo e che da anni lavorava al ristorante La Taverna della Rocca, era molto conosciuto. Per tutta la serata di sabato e la giornata di ieri, amici e conoscenti hanno raggiunto il luogo della tragedia per rendere omaggio a Lorenzo Destro. Una processione infinita, carica di strazio e di profonda partecipazione a un dolore troppo grande per la famiglia della vittima, che non abita distante dal punto in cui è avvenuto l'incidente. I genitori sabato sono stati tra i primi a arrivare sul posto e hanno assistito alle disperate manovre di rianimazione praticate per più di 40 minuti dai medici, che alla fine si sono dovuti arrendere.